Allora, attenzione, qua c'è qualcosa. Ho fallito. Non ci sarà perdono per i miei peccati. Mi sono sporcato le mani col sangue alla ricerca del profeta. E ora non c'è più niente da fare. Quando l'attacco si è tramutato in un assedio, gli uomini del profeta hanno fatto l'inimmaginabile. Hanno rivolto le armi verso i ghiacciai e hanno sepolto la loro città. I mongoli e gli stessi uomini del profeta sono stati seppelliti sotto i ghiacci. Il Khan e la sua orda di guerrieri sono tutti morti. La gente di Kitesh è sconfitta e dispersa. Io solo sopravvivo nel cuore ghiacciato della città. Io e l'esercito di immortali del profeta, con i loro occhi maledetti e senza vita. Anche ora li sento che cercano i sopravvissuti tra le rovine. Mai sottovalutare il nemico, mai. Allora, vediamo un po'. Non so come mi immaginavo fosse un essere immortale, ma Jacob sembra umano in tutto e per tutto. Chissà quante cose avrà visto nel corso degli anni, quanta esperienza e quanta sapienza. Non riesco neanche a immaginarlo. Eppure, per mantenere questo segreto, ha mentito alla sua gente per generazioni. Quali straordinari poteri ha la sorgente divina? L'umanità riuscirà finalmente a comprendere la vera natura dell'anima? O arriverà a qualche straordinaria scoperta scientifica? Una sola cosa è certa. È troppo importante per essere lasciata nelle mani della Trinità. Ok. Facciamo questo. Adrenalina. Ok, poi armi. Andiamo a potenziare l'arco, non lo possiamo potenziare. La pistola, vabbè, va bene così. Il fucile non va potenziato. Fucilozzo. E andiamo a mettergli espulsore modificato. Ok. Basta, non possiamo fare nient'altro. La retta, quindi io direi che dobbiamo scendere da qui. Vai. La cambi tu la corda? Sì. Bene. Ok. Allora, dove dobbiamo andare? Di là. Certo, ci stanno un sacco di cose da prendere qui, eh. Che famo? Le lasciamo tutte? Direi di sì, eh. Le strade. Non devo farmi vedere. No, infatti. Sembrerebbe un po' pericoloso. Ma scendi, scendi. Ma scendi! No, vabbè. Almeno i cassettini, insomma, quello che teniamo. Devo distruggerle. Vado. Io non le vedo. Allora, a queste? No. Boh, non saprei. Andiamo verso il portone, poi vediamo di distruggere queste campane, eh. Allora, vai la ritta. E poi da qui, tetto. Quanti so? Qui, attenzione. Non c'è nessuno, sembrerebbe. Vai. Attenzione, risorsa, risorsa, vai. Qui c'è qualcosa. Dio mi sta mettendo alla prova. Ho rovistato in giro alla ricerca di armi e attrezzi per riuscire a sopravvivere. Tempo fa il Khan aveva voluto che io imparassi a tirare con l'arco e a combattere come uno dei suoi soldati, e io gli sono grato per questo. Mi ha donato le sue frecce, che possono perforare le armature. Se ho sete, bevo dal ghiaccio che mi circonda, anche se ormai è quasi tutto rosso dal sangue che è stato versato. L'esercito del profeta sorveglia una città ormai morta. Questi non sono gli stessi soldati che abbiamo incontrato alle porte della città. In qualche modo sono diversi. Tra loro ho riconosciuto un uomo che ho ucciso in battaglia io stesso. Una vecchia leggenda dice che quelli che guarderanno la sorgente divina, affidandole il profondo della loro anima,
otterranno l'immortalità. Se è vero, io morirò qui e mi porterò nella tomba il segreto che ero venuto a cercare. Ma allora andrei su. Vediamo un po'. È aperta. Anche no. Oddio. Levati, Lara. Io mi toglierei. Brava. Hanno quasi distrutta. Merda, mi sparano. Raggiungi il trabucco. Puoi usare un trabucco per distruggere porte e cancelli. Sì. Capito, però insomma, vero? No, senta, no, aspetti. In testa, Lara, vai. Cazzarola, però. Ehi, dai, non vale, ragazzi, eh. Testa, Lara. Testa. Grande, Lara. Vai ancora. Cerchiamo di sbrigarci. Qui siamo proprio esposte. No. Allora, cazzarola. Ma vi rendete conto che siamo sole? Cioè, voglio dire, mi sembra un tantino esagerato. Punto di interesse individuale sarebbe. Allora, qui ce l'abbiamo. Che cazzarola. L'acqua, via, giù. Senti, perlomeno qua siamo al sicuro. Ma che no? Nuota, Lara, nuota. Non so dove stiamo andando, ma tu nuota. No, qui usciamo, no. Siamo esposte, Lara. Giù. Giù, Lara, giù. Cavolo, ma qua come fanno a prenderci, scusa? Oh, almeno qui siamo in una grotta. Possibile che ci raggiungono, eh? No, siamo usciti? Boh. Ah, può darsi che da qua si può raggiungere. Aspetta, eh? Allora, qui c'è da leggere. Ma che no? No. E qui c'è da sfondare, vai. Distruggi. Benissimo. Passa. Vediamo un po' dove ci porta sta via. Oh, finita la musica, va. Perlomeno è sicuro che non ci inseguono più. Qui c'è da leggere. Una volta costruita la città, la prima generazione di seguaci amava osservarla dall'alto. Tra loro c'era un uomo chiamato Valentinus, che aveva passato la vita a studiare il tempo e il suo scorrere. Il profeta lo raggiunse tra la folla e gli chiese cosa pensasse della città. Valentinus rispose che era un posto incantato, che il tempo sarebbe passato lentamente e che Kitesh sarebbe durata per generazioni e generazioni. Il profeta sorrise, perché sapeva di aver creato una dimora comune dove la sua gente sarebbe stata al sicuro. Bene, proseguiamo la retta. Funghetti ci servono o no? Io mo sto curiosa di vedere dove siamo sbucate. Acqua, c'è ancora acqua, Lara, eh? Allora, funghetti, risorsa. Ah, mo lì ci si può andare perché tu non ci arrivi. Ci andiamo sott'acqua? C'è qualche passaggio, no? No, andiamo di là. Vai su. Dove cacchio siamo? Perché hai imbracciato il fucile? È carico? Sì. Punto di interesse individuale, mappa aggiornata. Che cos'è sta roba? Monete. Tomba? Componente per arco antico. Cioè, ma siamo venuti qua per il componente dell'arco? Tutto qua.
Ma mi vedi che dobbiamo tornare indietro? No, dai, te prego. Non c'è un passaggio qui. Possibile? No, vabbè. Cioè, fanno questi passaggi per prendere il componente. Tocca tornare indietro. E dai, non sali? Ah, no, va bene. No, aspetta. È possibile. È possibile. Vabbè, se ributtiamo nella mischia. Magari si sono calmati nel frattempo. Accidenti. Ma come sogno. State buoni per cortesia, state buoni. Come cacchio facciamo ad arrivare a quel... Oh, niente, ammazzate però, eh. Come cavolo fanno a sapere che stiamo qua? Qua si esce, no? Oh, proviamo da qua, ma da qua si esce però, Lara, eh? Preparate. Andiamo qua, su una scala e si esce, per forza. Lì possiamo salire, ma per andare dove? Là. Aspetta. Non mi venite a rompere le scatole adesso, eh. Giuste? Sì, giuste. Poi mettiamo una qui. Non lo so, qua non va più uno. Aspetta. Proviamo. Saprei, sinceramente. Vai. Mamma mia, come hai fatto? Non lo so. Vai. Grande. Adesso parete. Mamma mia, ma tu dimmi che tocca fa. Cioè, ci siamo capitati per caso proprio, se no voglia te agire là qui per capire dove toccava andare. Cucilozzo. Aspetta, aspetta, attenzione. Ok. Benissimo. Chi altro c'è? Pare nessuno. Da che parte si sale? Ed è qua. Oh, 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 vedi questo. Asci stracci. Via Lara, via, 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 via Lara, via. Via Lara, via, Lara, via. Attenzione. Attenzione. Vediamo se riusciamo a farlo fuori con le, la sola imposizione delle mani. Vai. Grande Lara. No. Grande Lara. Ma finisce sto maledetto. Buttalo giù, buttalo giù. Non ci butta giù lui. E basta con questa cattiveria gratuita. Io non lo so. Si faccia prendere in testa. No, eh. Vai! E porca puzzola però. E dai, eh no! Ammazza, ti usa il trabucco per distruggere il cancello. Allora, se ci fanno arrivare sto trabucco. Ole! Allora, vediamo un po'. Sì, ho capito Lara, un attimino, eh. Allora, vai. Allora, sposta e riprende la mira.
al cancello con il trabocco. Ok, di qua. No, di là. Ok. Devo solo sparare. Sì, allora tieni venuto RT per caricare. Tieni venuto per caricare il colpo, rilascio per lanciare. Gagliardissimo, gagliardissimo. Posso distruggerli tutti? No, no, troppo. Sbagliato. Vabbè, facciamo fare qualcuno? Nessuno. Allora, innanzitutto. No, devo. Ecco, proprio. Stop. Poi andrei così, vediamo. Centro, direi centro perfetto. Ha funzionato. Ok, attraverso la seconda porta. Perfetto, possiamo andare allora. È stato semplice alla fine. Vai, Lanetta.